Cari amici, ben incontrati e buona giornata. Ci avviciniamo sempre più al Natale, oggi mercoledì 23 dicembre. Iniziamo questo nostro breve incontro con una preghiera, una invocazione a Maria, colta nel suo esaltare Dio attraverso il cantico del Magnificat. Maria che testimonia la gioia della discepola, la gioia del cristiano. Preghiamo così. O Maria, madre della gioia, tu un giorno lasciasti la casa di Nazaret portando nel cuore le note del Magnificat. Tu sei la donna del canto, sei la donna della letizia e del sorriso. Donaci lo sguardo limpido per vedere l'alba e il tramonto, per gioire davanti ai fiori e alle stelle, per benedire la vita del bambino e dell'anziano. Liberaci dalla tristezza, per cantare ogni giorno con te, l'anima mia esulta, perché Dio è gioia, Dio è pace, Dio è festa di infinito amore. Amen. Nella sequenza del Vangelo di Luca, al primo capitolo, dopo la visita di Maria Elisabetta, il cantico del Magnificat, c'è il racconto della nascita di Giovanni Battista. Siamo appunto al capitolo primo del Vangelo di Luca, i versetti 56 e seguenti. In quei giorni si compì per Elisabetta il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo col nome di suo padre Zaccaria. Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome». Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. All'istante si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea discorrevano di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cuor loro dicendo: «Che sarà mai questo bambino?». E davvero la mano del Signore era con lui. Ecco il parto, la nascita di Giovanni Battista, il precursore di Gesù. Inizia il Vangelo col dire che per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. C'è un commento popolare, c'è un commento del popolo di Dio attorno a questo evento. Commentano in questo modo: il Signore ha manifestato in lei la sua misericordia. Perché? Era sterile e anziana. Ed era misericordia di Dio dare a una donna un figlio, ancor più se la donna è sterile e anziana. I vicini allora interpretano quanto accade come un atto della misericordia del Signore. Il Signore, dice Luca,
aveva manifestato in lei la sua grande misericordia. Bello questo commento del popolo agli eventi della vita. Dio è intervenuto nella sua misericordia. Tutta l'attenzione poi va al nome da attribuire a questo bambino. Era tradizione che nelle famiglie degli ebrei si desse al bambino il nome o del padre o del nonno, comunque degli ascendenti. Spettava il nome di Zaccaria. Tutti si aspettavano che il figlio di Zaccaria si chiamasse pure Zaccaria. Ma la mamma si oppone e il padre pure precisa che il nome non è Zaccaria, ma quello che la mamma ha indicato, e lo scrive su una tavoletta. Il nome del neonato sarà Giovanni. Noi sappiamo che nell'esperienza biblica il nome dice l'identità, ma anche la missione di colui che è nato. Ora, Giovanni significa Dio ha fatto grazia, Dio fa grazia, Dio è grazia. Il precursore dice ciò che Dio ha fatto e ciò che Dio farà nel suo stesso nome. Giovanni è il precursore del Messia e con il Messia appare la grazia di Dio Salvatore. Dio ha fatto grazia al suo popolo. Dio continua a fare grazia. Giovanni il Battista, con il proprio nome, dice ciò che Dio sta facendo in mezzo al suo popolo. Il padre, dopo che ha scritto il nome del figlio sulla tavoletta, recupera la parola e loda il Signore. Era muto per l'incredulità, recupera la parola. E questo doppio evento, la nascita e il recupero della parola da parte del padre, diventa la notizia che si diffonde nella regione. Tutti sono meravigliati e ancora una volta commentano: la mano del Signore è su questo bambino. C'è un futuro radioso per lui. Ecco, sono racconti molto belli, molto ricchi, dove c'è tutta la freschezza di un bambino che nasce, la gioia attorno alla nascita, il pensare al futuro del bambino, l'attribuirgli un nome che sia un programma di vita, tutte cose belle, importanti, significative anche per noi. Ecco, credo che sia importante ricavare, come dire, un pensiero, un commento, un qualcosa di importante per noi. E per me, io ricavo come cosa importante questo. Ci sono situazioni di vita che sembrano, come dire, infeconde, da cui sembra che non venga nulla di buono. Situazioni di sterilità. Dobbiamo credere che Dio è capace di trasformare situazioni di sterilità in circostanze di vita nuova, di ripresa di vita bella. È questione di fede, è questione di credere nella onnipotenza misericordiosa di Dio. Al punto che potremmo dire che questi santi, Zaccaria e Elisabetta, potrebbero essere invocati come santi delle situazioni senza speranza. Come loro hanno avuto l'esperienza diretta di essere stati oggetti della misericordia e di riprendere a sperare, così per loro intercessione possiamo ottenere da Dio grazie, Dio fa grazia,
grazie che aprano alla speranza. Signore Gesù, ti chiedo di fare in modo che la mia vita sia sempre accompagnata dalla speranza, che anche momenti di fatica, anche barriere, anche situazioni in cui mi sembra di capire e di toccare con mano che non c'è nulla da fare, anche in queste situazioni io viva con un po' di speranza, fondamentata dalla fede in Dio che è onnipotente e misericordioso. Amen. Terminiamo questo incontro, questo mercoledì, antivigilia del Natale, con la benedizione. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E arrivederci a domani.